Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi mercoledì 10 febbraio 2021, la Social TV della Libreria Bocca, il salotto di Bocca in libreria. Ricostruire senza sosta la speranza. La Social TV col patrocinio del Comune di Milano. Sono veramente ormai tantissimi gli incontri. Ieri, sfortunatamente, l'unico incontro in cui mi sono preparato, ho fatto delle gaffe mega galattiche, ma è sempre così, la vita è bella viverla al momento, tout court, come si diceva una volta, e quindi d'ora in poi non mi preparerò più su nulla e su nessuno e andrò come sono, perché ovviamente è un'idea nata a luglio che poi ha proseguito per tutto l'anno e ci ha fatto compagnia e oggi è una realtà. L'archivio della Social TV di questo salotto culturale, Ricostruire senza sosta la speranza, è sul canale YouTube Libreria Bocca 1775. Sono oggi in compagnia di un nuovo autore, di un nuovo scrittore, nel senso che questo è il tuo secondo libro, Andrea. Intanto, Andrea, grazie e ben ritrovato. Grazie a voi Giorgio, grazie infinite. Buongiorno a tutti. Allora, Andrea, io e te siamo più o meno coetanei, cioè tu hai l'età di mio fratello, sei del 71, io sono del 73, ma la mia è una preparazione sul campo, la tua invece è una preparazione sui libri, perché tu sei un urologo e tra l'altro sei in questa sezione del San Raffaele di Milano, che è riconosciuto a livello mondiale e internazionale, tu sei di Como. E appunto adesso sei, mi hai detto, dal tuo ufficio. Io ti ho fatto subito una domanda fuori onda chiedendoti informazioni perché sono attratto sempre dai libri e dalle opere d'arte alle tue spalle e ne voglio parlare con te perché tra i vari autori c'è un carissimo amico che è Galimberti da parte di entrambi. Poi io l'ho incontrato 4-5 volte qua in libreria, ma seguo da anni il suo lavoro e lo stimo tantissimo ed è reciproco anche da parte sua. Vai. Ma Maurizio Galimberti per noi è un grandissimo amico. Là dietro vedete dietro di me questo acronimo URI. URI sta per Urological Research Institute, è il nostro istituto di ricerca che qui all'interno del San Raffaele io dirigo da quasi 10 anni e che si occupa appunto di ricerca in ambito urologico e andrologico. E Maurizio fu così, possiamo dire, generoso all'inizio quando URI venne fondato da donarci molte delle sue opere che sono state messe in asta e che ci permisero fondamentalmente di sovvenzionare la ricerca traslazionale in ambito urologico-andrologico. Poi fu ancora più generoso perché nell'idea di crearci una sorta di simbolo fotografò questo che appunto era inizialmente un acronimo totalmente sconosciuto e da lì poi è nato questo rapporto di amicizia. Di Maurizio abbiamo tante cose ancora qui, qualora mai qualcuno volesse acquistarle, ma noi questo lo diciamo internos, e fondamentalmente questo è stato il rapporto. Poi di Maurizio, che peraltro è di Como, esattamente come me, abbiamo condiviso molti altri percorsi. Maurizio ci ha aiutato addirittura facendo una sorta di sessione fotografica in un altro degli anni successivi, arrivando a costruire con dei neofiti della materia fotografica istantanea, come lui ben conosce, delle iniziative assolutamente fondamentali sempre ai fini del fundraising per supportare la ricerca. Per cui il mondo della fotografia e di Maurizio in particolare è stato per noi molto importante. Qua dietro però ti devo dire dall'altra parte, adesso lo faccio da qua, ci sono anche le scritte di Jean Blanchard, che è un altro carissimo amico, Jean che al pari ha condiviso insieme a me gli ultimi 15 anni, possiamo dire, e ha molto a che fare con la mia passione per le lettere e, se possiamo dire, anche con i miei libri, ci ha aiutato perché Jean ha disegnato per noi spesso e volentieri tutto ciò che la ricerca ha fatto, un anno in particolare, l'ultimo anno in cui siamo riusciti a fare iniziative in presenza. Jean aveva costruito un intero percorso utilizzando per disegnare i contenuti della ricerca la forchetta e utilizzando la forchetta e una crema al cioccolato aveva proprio raccontato come la ricerca possa avere un connubio anche con l'alimentazione. E insieme a lui avevano partecipato
degli chef famosi, uno vicino a te, che ci è molto 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 caro, perché da tanti anni sia Carlo che Davide, senza fare nomi, ma solo i nomi appunto. Ragazzi, non è una televisione a No. pagamento. Davide Oldani e Carlo Cracco. Cioè, Sì, diciamoli i nomi, facciamoli. loro ci hanno proprio aiutati. Noi abbiamo sempre avuto nel corso degli ultimi 10 anni circa una sorta di cena di fundraising autunnale, durante la quale 500 persone sedute, Carlo e appunto Davide alternandosi, di anno in anno hanno preparato il primo piatto, il secondo piatto, la frutta, insomma. Ed è stato sempre molto bello. E Jean l'ultima volta aveva per noi disegnato con la forchetta, creando un video promozionale estremamente interessante. Lo spessore della persona che sei, il fatto che poi dirigi appunto questo centro di ricerca, però devo dire che tu sei versatile in tanti campi. Sei già capito che comunque sei una persona sensibile all'arte e alla cultura, circondandoti di amici, perché anche Blanchard, io lui personalmente l'avrò visto 2 o 3 volte, ma si affancava un mio carissimo amico che invece mi veniva a trovare spesso. Purtroppo ahimè è scomparso Philippe Daverio. Lui ogni Natale veniva proprio per farmi gli auguri. Stavamo qui a chiacchierare, mi ha affiancato in tantissime manifestazioni che ho organizzato in Liberia e sono felice, anche se non è un bel ricordo, ma nello stesso tempo non bello, di averlo avuto in un'ultima inaugurazione, sia per una questione di lockdown, sia per una questione che purtroppo ahimè oggi non è più con noi, a febbraio, metà febbraio, era 2020, con una partecipazione di oltre 300 persone, tant'è che i vigili sono venuti anche a chiedermi: ma cosa state facendo? Io ho detto: ma nulla, stiamo presentando un libro, una mostra. Poi si era tutto spostato questo nuvolo di persone nell'ottagono della galleria e 3 giorni dopo piombava la parola lockdown nella quotidianità di tutti noi a livello mondiale. E tu, appunto, questa tua passione, questo tuo eclettismo, questa tua bravura la porti anche nello scrivere, nello scritto, nei romanzi. Allora, il tuo primo romanzo, perché oggi ne presentiamo il secondo, ma il tuo primo romanzo, giusto per far capire, per dare un metro, era stato candidato al premio Strega e ieri ha avuto ospite anche uno dei membri di questa commissione che poi ha abbandonato, mi sembra, nel 2015, l'Alessandro Barbero, e poi hai vinto il premio letterario Brianza 2018, perché tu con questo romanzo hai praticamente stupito critica e pubblico. Dici un po' brevemente che cosa ha stupito di questo romanzo, e poi parliamo di quello nuovo. Allora, il romanzo a cui fa riferimento, Domani chiameranno domani, è un romanzo che nacque da un'idea molto forte di raccontare una condizione, se vuoi, di claustrofobica sospensione di un uomo agli arresti domiciliari per 12 mesi. Lego questo romanzo moltissimo alla figura degli uomini d'arte, in particolare a Jean, perché Jean mi disegnò in una sola grande pagina l'intero svolgersi del romanzo. E per questo io sarò sempre grato a Jean. E peraltro, ti dico la verità, conobbi in modo indiretto, se vogliamo, anche Pierre, proprio per il motivo banale che Jean e Pierre hanno lavorato per tantissimi anni nel mondo della promozione dell'arte per il pubblico laico. Quel romanzo fu un po', se vuoi, innovatore per il modo in cui le parole venivano utilizzate ed è il motivo per il quale Rosellina Archinto, che mi candidò al premio Strega, chiamandomi con quella sua voce che immagino tu conosca, baritonale, mi disse: insomma, tu hai un modo di scrivere grasso che oggi non si usa più, e questo mi è piaciuto tanto. E al di là di essermi sciolto in acqua quando Rosellina Archinto mi ha chiamato dicendomi succede questa cosa, ovviamente è stata un'emozione molto forte, per me totalmente neofita. Io cominciai a scrivere circa 10 anni fa, grazie ancora una volta ad un amico di Jean che all'epoca lavorava per Rizzoli, e ancora una volta la tua galleria è molto importante perché la presentazione Domani chiameranno Romani venne proprio fatta in Rizzoli e c'era tanta gente del mondo dell'arte. Uno tra questi, a me piace sempre ricordare Germano Celan, che io ho accompagnato in tanti anni, che dell'arte, ben sapete,
quanto fosse importante. E fondamentalmente Germano è stato un altro dei miei grandi, tra virgolette, promotori. Per cui quella è stata la prima avventura che mi ha portato poi qua a odio Dio, odio Dio, odio, odio, dipende come una Uno persona. scioglilingua, infatti lo stavo dicendo, questo nuovo romanzo per me è dislessico, è una sorta di scioglilingua, comunque odio, 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 odio Dio, odio, Dio, odio, Dio, va bene. Ok, ma allora, il discorso è questo, intanto complimenti perché è bello, rivivo con te alcuni frame di momenti in cui ho conosciuto i personaggi che tu hai citato, perché purtroppo ahi noi, però non deve diventare una sorta di No, necrologio, quindi no, finiamo no. qua. Però ahi noi, anche Germano era spesso venire in libreria, tra l'altro ultimamente veniva col figlio almeno 3 o 4 volte all'anno, perché lui veniva e guardava i libri, le novità che uscivano, poi ogni tanto si chiacchierava. Poi sono questi personaggi che la libreria l'hanno frequentata per tantissimi anni, poi io sono, è più il tempo che ci ho messo io a capire chi fossero, perché loro ovviamente non si presentano, non parlano, entrano, guardano, si danno un'occhiata. E poi escono. Però poi quando io invece riesco a identificarli, allora mi avvicino, gli faccio una domanda in tema e da lì inizia il dialogo e si crea un po' quel rapporto di amicizia più clientelare, nel senso quando sono qua oppure durante le inaugurazioni quando ci si trova in giro. La Rosellina no, anche io l'ho sentita solo telefonicamente perché la libreria Bocca viene la sua super, una tra le sue super assistenti e la figlia. Loro fisicamente vengono, Rosellina no, però ovviamente è un mito, sono questi personaggi mito. Allora, invece all'interno del tuo libro, leggendo la Sinossi, libro ovviamente edito dalla Nave di Teseo, ringrazio Giulia per averti segnalato e quindi la possibilità. Questi rumori arrivano dal tuo computer, vero? Non dal Temo mio. di sì, però non saprei come spegnerli, per cui facendo io lo scienziato letterato, non vorrei mettermi nella condizione di creare danni, scusate. Tranquillo, Andrea, tranquillo, non c'è problema. Ogni tanto ci danno il là per cambiare argomento. No, pensavo arrivassero dal mio perché è nuovo e quindi. No, 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 no. E quindi così, ho perso un po' il filo. Allora, all'inizio, ma solo all'inizio, mi veniva in mente una sorta di San Francesco, perché tu parli della vita di questo ragazzo che è innamorato della natura, degli animali, degli indifesi, degli insetti, che però a un certo punto, a differenza di San Francesco che abbandona tutto, trova Dio, trova la strada di Dio, ma poi successivamente trova anche un'altra strada. Dai, allora, entra un po' tu come autore nelle pagine di questo libro e salvami sulla via di Damasco, dimmi che San Francesco in qualche modo c'entra. San Francesco c'entra No, perché puoi anche dir di no, puoi anche dir di no. no, San Francesco c'entra perché il mio Faustino dice chiaramente io non sono come San Francesco, nel senso che non ho la capacità di parlare con tutte con tutti gli esseri viventi. Io conosco perché mi sono state insegnate le piante, i fiori, ne conosco i nomi, ne conosco la dicitura perfino in latino, perché la figura per lui fondamentale, che è quella del sacrestano felice con cui il mio Faustino cresce, gli ha insegnato appunto le parole latine per raccontare, per chiamare le piante, i fiori tutti, ma dice chiaramente: io non sono come San Francesco che sa parlare rivolgendosi all'animale, alle pietre o alle rocce. Io sono sostanzialmente un essere capace di ascoltare più di quanto non sia fondamentalmente capace di interloquire. Tanto che Faustino, che è un ragazzino normale, io sono comasco, per cui Faustino nasce a Como, diventa fondamentalmente un fervente amante, se questo si può dire, della figura del Cristo, che peraltro è per lui Lecce Homo, non è mai niente di assolutamente estraneo e lontano, ma fondamentalmente incontra andando in collina e nello specifico salendo al Monte del Ghisallo. Questa sua, se vogliamo, apparizione mistica, e a quel punto incontra il primo dei suoi momenti rilevanti. Siamo in quella fase del romanzo che ho voluto chiamare Primavera. Il romanzo è suddiviso in 4 stagioni più una, come i momenti di quello che è stato il film, a mio avviso, più bello di Kinky Duke, appunto, Primavera, estate, autunno, inverno e ancora primavera, che raccontava
in modo estremamente poetico, estremamente visionario, la vita all'interno di un monastero buddista. A me di quel film di Kinky Duke sono piaciute soprattutto le ambientazioni e la percezione che la natura lasciava sull'individuo, ed è per questo che il mio romanzo di formazione viene scandito da questi cinque momenti. Faustino ha questo suo evento mistico nell'interfacciarsi con Dio salendo al Ghisallo. Sarà un evento completamente destruente rispetto alla normalità della vita di un ragazzo, perché lo espone a rapportarsi con una condizione totalmente altra rispetto a quella che gli era stata propria. Faustino è un personaggio che ho voluto descrivere strano, almeno inizialmente, perché bambino che teneva per sé tutte le parole fino a quando, raccontato come una gerla che cade, tutte le parole vengono a scompaginargli l'esistenza, perché comincia sostanzialmente a parlare. A quel punto è un Faustino che cresce, che diventa, con un percorso di formazione molto intenso e anche, se vogliamo, molto colto, un prete. In realtà è un missionario comboniano. E durante questo suo percorso di formazione viene a rapportarsi con molti eventi. Uno degli eventi principali, se vogliamo, è il nostro terremoto dell'Irpinia. Un altro evento importante è il rapporto con le persone meno, se vogliamo, accolte, o tra le meno accolte, che sono le prostitute, fino a quando diventa, da appunto padre missionario qual è, un padre missionario in una terra meravigliosa quale la terra d'Africa. Non la terra d'Africa che siamo abituati a immaginarci, se posso, da occidentali. Non ha niente a che fare con gli animali della savana, non ha niente a che fare con le bellezze della natura. È l'Africa delle genti, lungo il Golfo di Guinea, quindi l'Africa delle genti nere, quelle che hanno subito per secoli le deportazioni della schiavitù negli Stati Uniti. E lì entra in reale crisi molto profonda, perché Faustino si interfaccia con tutto il suo carico di nozioni e soprattutto con questo suo modo di credere, che è molto occidentale, molto legato al nostro cattolicesimo, con quello che è altro. E il concetto dell'altro è, in tutta la mia narrazione, un concetto importante, perché è un altro nei confronti del quale bisogna chiedersi sempre se ciò che noi portiamo e ciò in cui abbiamo sempre creduto sia meglio, non tanto diverso, ma sia meglio rispetto a ciò che andiamo ad incontrare. E lì l'evoluzione, non voglio spoilerare troppo, ma insomma, l'evoluzione lo porteranno ad avere l'ultima fase della sua vita, in cui, messa in discussione, in forte dubbio, tutto ciò che è stata la sua formazione e la necessità di catechesi per la quale Faustino viene mandato nell'Africa nera, diventa invece amante di un'altra figura, che è la figura di questa donna che cambia radicalmente il destino di Faustino. Ed è un po', se vogliamo, in questa parola che non esiste, come mi piace dire, che è quasi palindroma perché la puoi leggere da entrambe le parti, l'intero flusso del percorso, perché Faustino vive i diversi momenti esattamente come un lettore potrebbe scandire il titolo del romanzo: Odi, Odio. Ma arriverà poi a dire, forse sempre senza tono di blasfemia alcuna, odio Dio. E in questo suo modo di leggere il titolo, il lettore potrà trovare lo svolgimento della narrazione medesima. Guarda, non ci crederai, ma stavo arrivando anch'io, hai fatto uno scioglilingua, ho detto per fortuna che non hai fatto anche un palindromo, perché No. sarebbe... Quindi al palindromo ci stavo pensando anch'io in questo momento. Tra l'altro qui un'opera di un artista che è Nico De Santis, che è un po' il palindromo per eccellenza, il Satana la Repo e quindi e quant'altro. Allora, a questo punto la curiosità nasce ovviamente. Com'è il rapporto che hai con la religione? Qual è il rapporto di Andrea con Dio? Beh, non banale. Questa è una domanda non banale. Sì, però tu Io hai del tempo social per rispondere, adesso non sì. prendiamo. No. Allora, il rapporto. Io sono una persona laica,
Sono cresciuto in una famiglia cattolica, ho frequentato per 8 anni una scuola cattolica che mi ha dato moltissimo perché ho sempre avuto a che fare con persone non coercitive in alcun modo, anzi, se posso dire, di grande apertura mentale. Ti racconto solo questo aneddoto, in un secondo, il mio preside, che era al liceo classico un sacerdote, decise di portarci in gita scolastica nella Russia della perestroica di Gorbaciov e all'epoca venne tacciato delle peggiori cose, nel senso che, oddio, dove li porti? E io mi ricordo perfettamente il mio arrivo a Leningrado, perché all'epoca si chiamava Leningrado, in una Russia totalmente altra rispetto a quella che dopo circa 30 anni ho rivisto nel 2020, prima del lockdown famoso, che era una Russia, se vogliamo, più da cartone animato che non quella che avevo visto inizialmente. Il rapporto con Dio è un rapporto, se vuoi, molto complesso. Il mio stesso è molto complesso, e questo lo dico da scienziato e da medico, non solo da scrittore. Se devo darti un giudizio da scienziato, è un rapporto da totale laico, ma in realtà non è così, perché io non sono in grado di spiegare tutto ciò su cui ricerco semplicemente mettendo una proteina dietro l'altra, una cellula a fianco dell'altra. Se lo devo dire da medico, ovviamente mi trovo nella condizione specifica di odiare la morte e di non giustificarla, e questo è ciò che sono solito dire ai malati, dei quali bisogna accettarla senza giustificarla. Se lo dico da scrittore, è un rapporto molto più complesso che mi ha portato a scrivere Faustino e della sua storia. Aspettati la prossima domanda. Intanto mi ha dato lo spunto, l'acid, per salutare Enrico Franceschini, che è stata anche per me una rivelazione col suo ultimo libro, edito anche lui con Baldini più Castoldi, La fine dell'impero. C'è stato questo collegamento e lui ha visto finire quella Russia di cui tu parli, tra l'altro con racconti straordinari. E l'altra domanda allora è questa: visto che sei un ricercatore, sei a capo di un istituto di ricerca, quanta fede c'è nella ricerca? Questa è un'altra domanda capziosa e anche un po' cattivella. Allora, Dai, però per stare in gioco, vedo che sei no, molto disponibile. Di solito disponibile. voi ricercatori, comunque medici specializzati, siete un po', abbiamo, soprattutto nell'ultimo anno, ci siamo abituati ad avere a che fare con virologhi, con esperti, con direttori sanitari e siete tutti molto belli, diciamo, una presenza un po' particolare, però non avete a che fare nulla con l'aspetto dell'artista, ecco, mettiamola così, dai. Voi siete molto pragmatici, ecco. Sì, ed è vero da un certo punto di vista, però io sono da circa 30 anni a Sarafele. Sarafele venne fondato da una figura, a mio avviso, straordinaria, anche vilipesa nell'ultimo periodo della sua vita, ma straordinaria, perché Don Luigi Maria Verzé fondò questo istituto mettendo al centro di tutto l'uomo e attorno all'uomo gli aspetti che erano di bioetica da un lato e di grandissima scienza dall'altro. Era totalmente immune alla critica dei laici, totalmente immune alla critica degli oltranzisti religiosi. E questo ci ha messo nella condizione di far sì che l'uomo fosse al centro, ma che la scienza gli dovesse ruotare attorno, partendo sempre dall'idea che la persona era l'uomo, cioè l'uomo non è mai stato visto come un corpo, ma è stato visto come un connubio di anima, pensieri, senzienza e sostanzialmente scienza. E questo è un po' quello che ci ha guidato. Io ti devo dire che lo spirito che ancora vige all'interno di Sarafele, che senza nulla togliere è comunque tra gli istituti di ricerca più importanti in Italia, forse in Europa, è quello di considerare al centro di tutto la persona. Tanto che, se vuoi, l'istituto che io dirigo e che mi in un modo o nell'altro molto mi inorgoglisce, è un istituto di ricerca traslazionale. Ricerca traslazionale significa che tu parti dall'esigenza del malato e arrivi a cercare di dare una spiegazione, se vuoi, biologica, quanto più possibile causale, per ritornare al malato. Ed è la stessa cosa che mi ha guidato scrivendo un po' i miei libri. Io dico sempre che considero di essere diventato, se vogliamo, un medico migliore poiché scrivo,
e di essere uno scrittore migliore proprio perché sono medico. E questo connubio molto forte tra le esigenze dell'una e dell'altra delle mie, se si può dire, professioni, mi ha permesso fondamentalmente di affrontare i due ambiti, quello della medicina da un lato e quello della scrittura dall'altro, se posso dire anche meglio di quanto avrei fatto separatamente. Ma tu che vivi là con tutti quei libri d'arte dietro, ti devo anche dire che per me è fondamentale il rapporto con le immagini e con l'arte. Lo dico non già perché non avrei nessun motivo di chiederti benevolenza parlandotene, ma il mio è un romanzo dove il modo di descrivere le esperienze è quello per cui Carol Rama mi ha permesso di raccontare il sangue in un mercato, come pure l'architettura delle case mi deriva da un rapporto di profonda amicizia con Michele De Lucchi, ma questo non perché fondamentalmente mi abbiano messo le parole, ma è un po' l'afflato al vedere le cose in modo diverso che ti permette talvolta di descriverle in modo differente. E tutte e tre queste mie passioni, ce ne sono altre, ma insomma le parole, la scrittura e la medicina sono le mie passioni, insieme all'arte, appunto, che è un po' da, se vuoi, fil rouge rispetto a tutte le cose. È un po'... Io dico sempre l'amore per il bello, e l'amore per il bello passa anche per l'amore per la persona intesa come persona che è oggetto e anima dello studio del ricercatore. Devo dire è molto interessante. A questo punto mi stupisco perché tu non abbia vinto il premio Strega, perché da come parli, dalla tua esperienza, da quello che dici... Mi è veramente incuriosito. Chiamerò Giulia e mi farò mandare i libri che hai editato, e l'altro lo prenderò. Lei sempre fa il primo, chi era l'editore del primo? Era Mondadori. Il primo era Mondadori, sì. E peraltro era Mondadori Electa, perché il mio primo editore è stato Stefano Peccatori, che credo tu conosca. Peraltro un carissimo amico. Adesso La Nave di Teseo e Giulia Civiletti, a cui io voglio ormai molto molto bene, è una mia super fan e devo dire la verità, lavora in modo eccellente, per cui devo ringraziare lei per questo. E tra l'altro La Nave di Teseo dice che ci segue ovviamente anche Riccardo Mereo, che è sempre presente. Ciao, buon pomeriggio. Beh, Andrea, devo dire veramente molto molto interessante il tuo excursus, la tua ricerca, la tua formazione e anche il tuo pensiero, veramente un bel pensiero. E poi penso che le arti come la musica siano la forma totale, più veloce, più quella più immediata per unire e comunque vedere sotto altro aspetto tutto lo scibile umano, musica e arte, ma l'arte è anche figurativa. Poi ti circondi anche di bravi artisti, perché comunque i tuoi amici sono sicuramente di primissimo livello. Senti, io l'ho chiesto un po' a tutti, lo chiedo anche a te che sei nel campo, anche se magari un settore diverso, ma sei sicuramente nel campo della medicina. Come hai reagito all'arrivo della pandemia personalmente? Allora, ci sono due modi, se posso dirti. Il primo è un modo di grande rabbia. Prima abbiamo nominato Germano, io ho seguito Germano in tutto questo suo percorso tragico. Sono molto amico di Argento, a cui facevi riferimento prima, per cui se consideri che gran parte delle persone del mondo dell'arte che io conosco le ho conosciute perché di Germano erano amica a loro volta, questo mi ha reso rabbioso. Io, come ti dicevo prima, ho un vero e proprio odio per la morte e non la giustifico, a maggior ragione se si perdono persone che avrebbero potuto darci ancora tantissimo. E lo dico questo da amico, da amante dell'arte, ma lo dico soprattutto da medico, perché quando questa maledetta si è palesata, destruente rispetto a qualunque delle nostre certezze, eravamo totalmente impreparati. Adesso lo siamo straordinariamente di più. Se oggi ti dovessi dire quanti meno malati abbiamo ricoverato in San Raffaele, ti potrei dire che rispetto ai 1000 che abbiamo ricoverato, oggi ce n'è meno di un decimo, il che vuol dire che grandi passi sono stati fatti. L'altro aspetto è stato la straordinarietà
con cui un virus di questo genere si è manifestato, per il motivo banale che per un ricercatore una malattia totalmente nuova, di cui nessuno conosce, è una opportunità straordinaria. Lo dico nella tristezza di tutto il dolore che questo tipo di infezione ha potuto determinare. Ma è straordinaria perché offre alle menti la possibilità di ricercare su temi completamente nuovi, andando alla base di tutto ciò che la biologia può permetterci oggi, che è totalmente altro rispetto a ciò che banalmente solo 10 anni fa si poteva utilizzare. Quindi, per esempio, benché io mi occupi di urologia e andrologia, la prima delle osservazioni che abbiamo fatto è stata durante la prima fase del nostro maledetto anno 2020, i maschi erano sicuramente più coinvolti dall'infezione di quanto non fossero le donne. E questo ci ha portato a dire: beh, andiamo a riflettere su che cosa ci rende maschi per definizione. Un cromosoma, per esempio, che si chiama Y, e il principale degli ormoni che si chiama testosterone. E da lì, se vuoi, a domanda specifica, cosa hai pensato, cosa hai fatto, ho studiato quella prospettiva al maschile, associandola appunto all'evento pandemico. È ovvio che se oggi dovessi dirti che cosa penso, ahimè, io non posso che pensare bene di tutte le persone che si sono impegnate, ma penso ancora di più al fatto che abbiamo perso 90.000 vite, e questo per un ricercatore che scrive di Dio è ancora peggio che non ragionare su quanto la ricerca possa aver fatto. Perché abbiamo perso 90.000 vite. Io, se penso a questa cosa, non mi do pace. Abbiamo perso una generazione intera quasi. Allora, io ti faccio un'altra, ne approfitto della tua posizione, della tua conoscenza, per farti anche un'altra domanda. È vero, abbiamo perso 90.000 vite, però il problema è questo, cioè almeno problema, non è un problema, però mi piacerebbe sapere, magari tu hai dei dati alla mano che io non ho, ma rispetto al 2019, i morti che ci sono stati nel 2020. In Italia, in Lombardia, dammi dei dati di un paese per confrontare, perché 90.000 sono veramente tante, ma è capire anche cosa avveniva prima, perché purtroppo, ahinoi, la morte è come la vita, arriva la vita e sai già che bisogna, prima o poi finisce quella vita. Poi si spera tutti di essere Highlander come la regina Elisabetta, che a 93-94 anni c'è ancora la corona sulla testa, perché voglio dire, non è che è in pensione, è lì che tutti i giorni ha ste cene di etichetta che deve salutare 400-500 persone, benvenuta, mamma, qua e su. Cioè, voglio dire, è una sorta di capo di Stato a tutti gli effetti, ma era capo di Stato all'epoca di Churchill. Quindi, domanda, ci sono dei raffronti da fare? Noi, ad esempio, nei confronti dell'arte, noi oggi riconosciamo Leonardo il grande dei grandi perché basta paragonare la sua opera con quella degli altri, non c'è confronto. Ma per capire i morti che ci sono stati per questa pandemia, bisogna avere dei numeri precedenti, perché se no non c'è nessun raffronto. Sì, la tua è una giusta osservazione. Prima smusso la tensione di questa domanda dicendo che, essendo tu pelato come me e quasi mio coevo, ti devo dire che ricorderai un film fondamentale che negli anni Ottanta ci aveva tanto impressionato e proprio si chiamava Highlander. Quel film che diventò, peraltro abbiamo perso Sean Connery nel 2020, altro maledetto anno, che io cancellerei tutto fino al 12 di novembre, quando è uscito il mio romanzo e mi ha reso felice per l'intero anno. Però al di là di questo, che adesso dico scherzando, io non ho dei dati certi, ma quello che ti dico è ciò che, per esempio, la provincia di Bergamo ti può dire. Indipendentemente dalle morti che noi associamo a Covid, che sono di per sé delle morti Covid dipendenti, come giustamente dice il mio amico Roberto Burioni, che in soldoni ti dice: certo, tu puoi avere il diabete, ma non è che per il diabete camminando per strada muori, cioè il diabete ti arriva una bomba addosso e a quel punto muori. Bene, quello che i dati della provincia di Bergamo invece sembrano dimostrare è che non solo le persone sono morte per colpa del Covid, ma sono morte delle persone molto di più di quanto non morissero l'anno prima, perché tante altre malattie che non siamo state nella condizione di curare
nell'arco degli ultimi 12 mesi per via dell'evenienza Covid non sarebbero morte. E queste non fanno il novero di quelle 90.000, quelle sono un top rispetto ai 90.000. Quindi l'evento di per sé è drammatico per questo motivo. Io Certo, poi ma c'è, ma l'evento non è drammatico, l'evento è epocale, c'è una roba del genere, ragazzi, voglio dire, si sono fatti tanti paragoni, inutile star qui a sfagiolarli, ma è epocale, mia figlia solo a sentire la seconda volta al lockdown, c'ha 13 anni, si è messa a piangere, l'evento è epocale e avrà ripercussioni per i prossimi decenni, cioè, è inutile star qui a fingere. L'altro giorno, per andare da una parte all'altra, l'altro giorno, su un sito di vendite, le attività commerciali in vendita solo nella piazza di Milano sono 100.000 volte superiore a qualsiasi altro anno preso in esame. Poi è normale che un negozio non ti mette fuori vendesi, perché sennò sarebbe la rovina e non andrebbe più nessuno. Ma basta andare sui siti di casa.it e altri, vedere attività commerciali in vendita a Milano. Ragazzi, non si contano i numeri. Via della Spiga, ho fatto una passeggiata l'altro giorno, sono più le vetrine chiuse, ma non chiuse perché c'è il lockdown, ma chiuse perché non riaprono più, sono vuoti dai mobili, che quelle aperte. Via della Spiga a Milano, che non ha mai avuto una vetrina disponibile e arrivavano a pagarla a milioni di... Cioè, l'evento epocale avrà ripercussioni per decenni. Adesso si spera di uscire dall'emergenza invece in qualche mese. Ecco, mettiamola Lo così. spiegherà, se posso dirti, il tuo ospite Barbero con la sua progenie di storici delle lettere ci racconteranno che cosa succederà nei prossimi anni. Io sono abbastanza sicuro che come l'evento in quanto tale, questa costrizione degli usi dei costumi e se possiamo dire anche fondamentalmente degli animi, perché è stato una limitazione, una coercizione obbligata, salvifica da un certo punto di vista. Ma se io penso ai miei genitori, che di anni ne hanno circa 80, il loro anno trascorso è equipollente a 10 anni degli anni prima, nel senso che hanno perso 10 anni. Guarda, Andrea, epocale, è inutile che stiamo qui a discutere io e te, tanto sappiamo, poi noi ci facciamo le nostre opinioni, non ascoltiamo le opinioni altrui, poi c'è poca informazione, c'è molto opinione, sono tutti opinionisti, ma io dico, ma date delle indicazioni, lasciamo stare, È però così. è epocale, se ne potrebbe accorgere chiunque. Comunque, invece andiamo al nostro incontro, ricordiamo il libro che dopo faccio vedere, perché se lo tiro fuori adesso tu vieni coperto dalla scritta. Leggiamo insieme questo commento. Il libro Odio, Odio si presenta come un lavoro molto interessante, stimolante la ricerca spirituale nel concreto della vita, a prescindere dalla fede in Dio. È la ricerca della fede nella vita, il percorso dal quale non si può prescindere. A Vabbè, me tu. piace molto, se posso dire, Riccardo, che dice a prescindere dalla fede non in Dio, ma in un Dio. E In questo un significa Dio, no, è bello, ma guarda, Riccardo number one, le ha seguite tutte, infatti è la mia spalla a distanza di questa social TV. No, no, lui è molto attento, un poeta, attento alle parole, infatti No, poi... mi piace molto perché è esattamente così. Mi piace sia quello che hai detto tu adesso, è molto attento alle parole. A me fondamentalmente le parole hanno sempre dato molto, io ho sempre dato molto peso alle parole. I miei studenti sono soliti prendermi in giro perché uso delle parole che nessuno usa e mediamente devo dare anche una spiegazione della parola che ho utilizzato. Però al di là di questo, ecco, peraltro Riccardo scrive: splendida colonna sonora dei Queen di Highlander, esatto, altro. E poi con il corpo viene costretta l'anima, anima e corpo sono inscindibili. Così. E poi vabbè, qui c'è anche Simona che scrive: La Fenice risorge dalle proprie ceneri. Insomma, Andrea, hai sicuramente regalato 30 minuti di conversazione molto interessante, piena di spunti creativi e spunti che fanno pensare. Molto interessante. Poi buongiorno, qui mi sa che c'è tanti cari saluti dalla mia famiglia, è una sua amica, c'è una tua amica Non so chi sia, Andrea. saluto di certo.
Quindi io direi a questo punto ricordiamo odio, 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 quant'altro, ognuno ha la sua interpretazione, come giustamente ha detto l'autore, la nave di Teseo, qui vediamo il sito della nave di Teseo, ma è acquistabile in qualsiasi libreria di libri, ovviamente, e in internet, e quindi fate come volete, basta che compriate il libro. Senti Andrea, domanda velocissimamente, cioè, sei già presente in qualche concorso, l'hai mandato da qualche parte il libro, hai già dei riscontri, com'è? Aiuto, mi fai una domanda che mi mette che molto... Non sai, meglio forse... così. Forse è meglio che tu ne parli con Giulia di questo. No, così chiedevo. Vabbè, ma meglio così, il non sapere è meglio, così è quando arrivano le notizie sono delle belle sorprese. Allora, Andrea, 100 di questi libri nei prossimi anni, con calma, e buon proseguo con le tue ricerche, in bocca al lupo per il tuo lavoro, e sicuramente, visto che adesso ci siamo conosciuti via social, abbiamo tantissimi amici in comune, ci sarà occasione di conoscerci in presenza. Meglio qui da me in galleria, non so perché. Molto volentieri, di certo, ti ringrazio di cuore, grazie per questa bella chiacchierata. Hai un'iniziativa, a mio avviso, straordinaria, e trovo che, ecco, vedi, questa per esempio è una delle situazioni pandemico, transpandemiche, che a mio avviso hanno dato l'opportunità a tanta gente di conoscerne altra, ma anche con un livello tipo il tuo, che difficilmente avresti avuto in un periodo pre-pandemico. Sicuramente qualcosa ci ha insegnato e qualcosa ci lascerà in eredità. Spero il bello e non il brutto. Io voglio che il 2021 sia un anno di sola bellezza, mi auguro che lo sia davvero. Sì, me lo auguro anch'io, veramente. Grazie mille Andrea, buon proseguimento, una buona giornata. Ciao. Ciao.